benvenuti in Variante. Tutti coloro che hanno seguito gli Avengers fin dall'inizio sono già abituati ai tanti colpi di scena nella trama, ma ora è il momento di Doomsday e l'unico capace di farlo è Doom. Anzi, meglio in questa nuova versione, Tony Stark Doom o Dottor Doom Stark, scegli tu il nome, senza ulteriori indugi, andiamo dritti al punto. La rinascita delle ombre. L'oscurità si estendeva sullo skyline di New York. La città, ancora riprendendosi dalla battaglia con Thanos, sembrava calma, ma qualcosa di sinistro cominciava a muoversi nell'ombra. Dopo il sacrificio di Tony Stark, l'universo godette di una pace incerta. Il genio miliardario, che aveva dato la vita per sconfiggere il titano pazzo e riportare l'ordine, era ormai una leggenda, un'icona per tutta l'umanità. Ma in una dimensione nascosta della realtà, forze che nessun eroe poteva prevedere stavano lavorando per riportare indietro Stark, ma non come l'eroe che tutti conoscevano. Victor Von Doom, il tirannico sovrano della Latveria e maestro delle arti arcane, osservava attentamente il flusso del tempo e della realtà. Sapeva che il sacrificio di Stark aveva lasciato un vuoto nel cosmo, uno squilibrio che avrebbe potuto sfruttare. Doom non voleva solo il potere. Voleva la supremazia assoluta e per questo aveva bisogno di qualcosa di più del suo stesso genio. Aveva bisogno della mente e del corpo di Tony Stark. Con un rituale arcano e la manipolazione di forze tecnologiche che solo Doom poteva comprendere, riuscì a realizzare l'impossibile. Tony Stark è stato riportato in vita, ma non era lo stesso uomo che una volta aveva salvato l'universo. Era posseduto da qualcosa di molto più malvagio. Doom aveva trasferito la sua stessa essenza in Stark, fondendosi con lui. Ora erano uno. Era nato Doom Stark, una fusione di due degli uomini più intelligenti e pericolosi del pianeta, ma con un unico scopo, la distruzione. Il ritorno dei Vendicatori. Nel frattempo, i nuovi Vendicatori, guidati da Sam Wilson, il nuovo Capitan America, hanno continuato a proteggere il mondo dopo la caduta di Thanos. La squadra, composta da eroi come Bucky Barnes, il Soldato d'Inverno, Wanda Maximoff, Scarlet Witch, Peter Parker, Spider-Man e Carol Danvers, Captain Marvel, ha dovuto affrontare nuove minacce globali. Ma nulla poteva prepararli a ciò che sarebbe successo. In una mattina apparentemente normale, un segnale di emergenza cominciò a suonare nella Torre dei Vendicatori. Sam Wilson è stato il primo a rispondere, verificando l'allarme. «Capitano, vorrei vederlo», disse Bucky, guardando gli schermi dei monitor. Ciò che videro era qualcosa a cui non volevano credere. Tony Stark era stato avvistato in Latveria, il paese governato da Doom, ma qualcosa era terribilmente sbagliato. I suoi movimenti erano freddi, calcolati, e i suoi occhi non erano gli occhi dell'eroe che conoscevano. «Non può essere vero!» «Tony è morto», disse Sam, cercando di razionalizzare ciò che aveva visto. Wanda, con i suoi poteri mistici, sentiva qualcosa di inquietante alla presenza di Stark. «Non è solo Tony. Qualcosa non va. Sento oscurità». I Vendicatori si prepararono immediatamente a indagare. Se c'era una possibilità che Tony Stark fosse vivo, dovevano scoprire cosa stava succedendo. Ma nessuno di loro era preparato al vero terrore che li attendeva. Doom Stark si rivela. Quando i Vendicatori arrivarono in Latveria, il silenzio era inquietante. Le strade erano deserte e la fortezza di Doom era avvolta in un'aura di mistero e potere. Entrando nel castello, furono accolti da una figura familiare, ma allo stesso tempo del tutto sconosciuta. «Tony?» Sam Wilson ha chiamato speranzoso. Ma la risposta che arrivò fu fredda e priva di qualsiasi umanità. Tony Stark non esiste più. Rimane solo Doom Stark. Apparve davanti a loro, un mix della sua iconica armatura di Iron Man e degli elementi arcani di Doom. Un bagliore sinistro si irradiava dai suoi occhi e la sua presenza era travolgente. Doom aveva ottenuto ciò che aveva sempre desiderato, il potere illimitato della mente di Stark e della sua stessa magia, combinati in una forza che nemmeno i Vendicatori potevano combattere. «Sei stato uno sciocco a pensare di poter governare questo mondo senza di me. Ora vedrai la vera apocalisse», dichiarò Doom Stark, con la sua voce che risuonava di un'autorità che fece esitare anche il più potente dei Vendicatori. Prima che potessero reagire, Doom Stark attaccò. Con un movimento rapido e devastante, liberò un'esplosione di energia che colpì direttamente Sam e Bucky, abbattendoli con forza brutale. Carol Danvers cercò di reagire con tutta la sua forza cosmica, ma Doom Stark bloccò il suo attacco con facilità, incanalando la propria energia e gettandola via. La battaglia fu breve e brutale. Nonostante tutti i loro sforzi, i Vendicatori furono sconfitti uno dopo l'altro.
Sam cadde in ginocchio, cercando di rialzarsi, ma prima che potesse reagire, Doomstark lo sollevò per il collo. «Non sei degno di portare quello scudo», disse, gettando Sam a terra con disprezzo. Con la sconfitta dei Vendicatori, Doomstark divenne la nuova minaccia del mondo. Aveva mostrato solo una frazione del suo potere, e ora nulla sembrava in grado di fermarlo. L'inizio del giorno del giudizio. Doomstark iniziò la sua campagna per il dominio del mondo. Utilizzando la vasta rete di tecnologia creata da Stark, combinata con la magia di Doom, iniziò a trasformare il pianeta a sua immagine. Ogni città cadde sotto il suo dominio una per una. Doomstark utilizzava droni e armi di distruzione di massa per controllare la popolazione, mentre i suoi poteri mistici lo proteggevano da ogni resistenza. Nel frattempo, Sam Wilson, Bucky e gli altri Vendicatori sopravvissuti tentarono di riorganizzarsi. Sapevano che stavano affrontando un nemico come nessuno prima. Tony Stark era stato il cuore della squadra, l'uomo con le soluzioni, e ora era l'arma più letale di Doom. Sam, sentendo ancora il peso dello scudo, si chiedeva se fosse preparato per questo combattimento. «Come possiamo sconfiggere l'uomo che ha sempre avuto la risposta a tutto?» chiese ad alta voce. «Wanda, sebbene ferita, ha offerto una risposta cupa, dobbiamo distruggerlo. Non c'è altro modo. Tony se n'è andato. Ciò che resta è solo Doom». Con riluttanza, Sam sapeva che aveva ragione. Se ci fosse la possibilità di salvare il mondo, dovrebbero porre fine a Doomstark, qualunque sia il costo. Resistenza e rivelazione. Mentre Doomstark si preparava a sferrare il colpo finale, i Vendicatori scoprirono un indizio cruciale. Usando i vecchi file di Tony, scoprirono che c'era un programma di emergenza integrato nell'armatura di Stark. Una protezione che Tony aveva creato nel caso in cui la sua tecnologia fosse stata danneggiata. Questa potrebbe essere la chiave per sconfiggere Doom. Sam, Wanda, Bucky e gli altri hanno escogitato un piano disperato. Sapevano di non avere il potere di affrontare direttamente Doomstark, ma se fossero riusciti ad attivare la protezione, avrebbero potuto disabilitare i suoi sistemi e indebolire Doom abbastanza da distruggerlo. La battaglia finale stava per iniziare. Sapevano che questa poteva essere la loro ultima missione, ma erano pronti a rischiare tutto. Il piano disperato. I Vendicatori sapevano di non avere molto tempo. Doomstark stava espandendo il suo controllo sul mondo a un ritmo allarmante. Intere città cadevano sotto il loro dominio e la resistenza già indebolita si stava sgretolando. Sam Wilson, con lo scudo di Capitan America in mano, riunì la squadra per discutere il suo piano. «Dobbiamo trovare la base nascosta dove Tony teneva il suo ultimo progetto segreto», disse Sam, facendo un respiro profondo. «Se riusciamo ad attivare la protezione, potremmo avere la possibilità di abbattere Doomstark dall'interno. Se Stark ha progettato questo, allora c'è un difetto, anche con Doom al controllo», rispose Bucky, concordando con la strategia. «Ma la domanda è, dove lo trovi?» Wanda Maximoff chiuse gli occhi, percependo l'energia residua di Tony. Con i suoi poteri mistici cercò di connettersi al vecchio Stark, al ricordo di lui che ancora risiedeva nelle frequenze della tecnologia da lui creata. «Posso sentire qualcosa, nella vecchia torre dei Vendicatori», mormorò. «C'è un'energia lì, nascosta. Se riusciamo ad arrivarci, forse troveremo ciò di cui abbiamo bisogno». Il gruppo acconsentì e, nonostante le ferite dell'ultima battaglia, partirono per New York, dove la torre dei Vendicatori, ormai in rovina, nascondeva quella che poteva essere l'ultima speranza dell'umanità, la trappola di Doom. Ciò che i Vendicatori non sapevano era che Doomstark era un passo avanti. Mentre si dirigevano verso la Torre dei Vendicatori, Doomstark osservava tutto attraverso le sue reti di sorveglianza avanzate. Aveva predetto che avrebbero tentato di usare l'ultimo trucco di Stark, invece di bloccare il loro accesso, li attirò direttamente nella sua trappola. All'interno della torre, l'ambiente sembrava desolato ma familiare. Sam aprì la strada, seguito da vicino da Bucky e Wanda. I corridoi, un tempo vibranti, ora erano polverosi e vuoti, ma la tensione era palpabile. «C'è qualcosa che non va», disse Sam, fermandosi all'improvviso. All'improvviso, una voce echeggiò nell'edificio. «Pensi davvero di potermi fermare? Pensi di poter usare le creazioni di Tony Stark contro di me?» La voce di Doomstark, una fusione di Doom e Tony, risuonava fredda e crudele. «Io sono più che semplicemente Stark o Doom. Sono qualcosa che va ben oltre la tua comprensione». Prima che potessero reagire, i muri intorno a loro si illuminarono di ologrammi e trappole tecnologiche. Droni invisibili apparvero dal soffitto, sparando raggi di energia.
Sam alzò il suo scudo, bloccando gli attacchi, mentre Wanda evocò una barriera magica per proteggere il gruppo. «La trappola è stata attivata», gridò Bucky, correndo ai ripari. Wanda ha usato i suoi poteri per distruggere alcuni droni, ma erano troppi. Erano circondati e non avevano via d'uscita. Doomstark apparve sugli schermi circostanti, osservandoli con uno sguardo superiore. «Siete stati degli sciocchi a pensare di potermi ingannare», sogghignò, mentre i Vendicatori venivano spinti sempre più in profondità nella torre. «Ma visto che sei arrivato fin qui, vediamo quanto lontano puoi arrivare». La rivelazione della salvaguardia. Nel caos della battaglia all'interno della torre, Sam riesce a raggiungere il centro di controllo. Era lì che Tony aveva custodito il suo ultimo segreto. Bucky e Wanda stavano lottando per tenere a bada i droni, ma Doomstark stava aumentando l'intensità degli attacchi. Sembrava impossibile uscire vivi da questa situazione. Sam, con il sudore che gli colava sul viso, iniziò ad armeggiare con le console. «Andiamo, Stark, lascia che funzioni», mormorò mentre cercava di accedere al sistema. All'improvviso, una luce soffusa brillò sullo schermo. L'immagine di Tony Stark apparve per un breve istante, come un ologramma preregistrato. Era l'ultimo messaggio di Stark. «Se stai vedendo questo, allora le cose sono andate terribilmente storte», diceva l'ologramma di Tony. «Doom ha preso il controllo, ma avevo previsto che ciò potesse accadere. C'è un difetto nell'armatura che indossa, che può essere attivato solo dall'interno. Se riesci a disattivare l'arcana fonte di energia che Doom ha usato per fondersi con me, tu posso avere la possibilità di liberarmi o, almeno, di mettergli fine». Sam tirò un sospiro di sollievo, ma presto la realtà lo colpì di nuovo. Dovevano ancora trovare il nucleo energetico che alimentava Doomstark. E per farlo, dovrebbero affrontare il nemico a testa alta. «Abbiamo una possibilità», disse Sam, guardando gli altri. «Ma dobbiamo agire adesso. La battaglia finale». Con le informazioni di Tony, i Vendicatori decisero di affrontare Doomstark nella sua fortezza. Era la loro ultima carta. Sconfiggere Doom o vedere il mondo trasformato in un inferno governato dalla loro nuova supremazia. Quando arrivarono alla fortezza, Doomstark li stava già aspettando, in cima a un'imponente piattaforma, con un esercito di droni attorno a lui. «Pensi davvero di potermi fermare con un trucchetto così patetico?» disse Doomstark, con la voce carica di arroganza. La battaglia iniziò e presto divenne chiaro che Doomstark era su un altro livello. Ciascuno dei Vendicatori fece del suo meglio, ma nessuno riuscì a penetrare la sua difesa. Sam ha provato ad usare lo scudo per destabilizzare Doom, mentre Wanda ha attaccato con la magia, ma Doom ha bloccato tutti i colpi con un movimento della mano. «Non sei niente senza Stark», dichiarò, rilasciando un'ondata di energia che ricacciò tutti indietro. Ma all'ultimo secondo Bucky è riuscito ad attivare il dispositivo che Sam aveva trovato. Un impulso di energia si diffuse in tutta la fortezza e, per un breve momento, Doomstark si ritrovò indebolito. Le rune arcane che aveva usato per fondersi con Tony iniziarono a vacillare. «Ora», gridò Sam, correndo verso Doom. Con un colpo preciso, colpì il nucleo energetico nel petto di Doomstark e, per un istante, la fusione tra Doom e Stark iniziò a sgretolarsi. L'essenza di Doom ha lottato per mantenere il controllo, ma Tony Stark, anche nel profondo della sua mente, ha resistito. Doomstark cadde in ginocchio, urlando di rabbia. «Tu, non puoi, sconfiggermi!» Ma con un ultimo disperato tentativo, Wanda ha incanalato la sua magia per distruggere le connessioni arcane che alimentavano Doom. La fusione tra Doom e Tony alla fine andò in pezzi e Doom fu separato da Stark, il suo corpo distrutto dall'energia rilasciata. Tony, ormai libero, è crollato a terra, esausto e senza forze. Guardò i Vendicatori, i suoi ex alleati. «Mi dispiace», mormorò, prima di perdere conoscenza. L'ignoto del multiverso. Con Doom sconfitto e Tony Stark salvato, il mondo iniziò a riprendersi. I Vendicatori, guidati da Sam Wilson, riuscirono finalmente a prevenire la catastrofe globale pianificata da Doomstark. Tuttavia, nel momento in cui Tony riprende conoscenza, sente di nuovo una voce nella sua mente: «Noi due siamo uno, siamo Doom. Questa è la nostra storia oggi, cosa ne credi? Doomstark porterà alla fine dell'intero multiverso?» Non dimenticate di lasciare un commento con la vostra opinione, cliccare il tasto mi piace, iscrivervi al canale per non perdere nessun video. Sono Mr. Screen e a presto. Ciao!